CBSN News. Le principali notizie dal centro della Puglia. La buona domenica ai nostri ascoltatori, edizione delle 12 del nostro notiziario locale qui da Radio CBSN. I vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni sono intervenuti sabato pomeriggio sulla strada Ostuni-Martina Franca per un incidente stradale coinvolta un'auto che si è capovolta fuori dalla sede stradale. La conducente è stata estratta dall'auto in buone condizioni ed è stata trasportata per controlli all'ospedale Perrino di Brindisi. Venerdì 15 marzo i carabinieri della compagnia di San Vito de Normanni hanno incontrato le quinte classi dell'Istituto Liceo Commerciale, Scientifico e Classico Agostinelli di Ceglie Messapica, all'incontro tenuto dal capitano Vito Sacchi, comandante della compagnia sanvitese, e dal comandante della locale stazione, il luogotenente Giovanni Camarda. A questo incontro hanno partecipato 70 studenti e il corpo dei docenti. Affrontati temi delicati come la legalità, esposti casi pratici, esperienze personali. I ragazzi hanno posto numerose domande. Ancora quindi un incontro con l'Arma dei Carabinieri che vuole essere vicina ai giovani con l'obiettivo di accrescere il senso civico e la fiducia nelle istituzioni. Una pietra d'inciampo è stata posta davanti alla chiesa di San Rocco a Ceglie Messapica per ricordare il madonnaro di origine celiese Leonardo Vitale, rapinato ed ucciso a Lecce nell'ottobre del 2021. La pietra reca la suggestiva scritta «L'arte sia divulgativa di bellezza, fratellanza e amore». Alla cerimonia erano presenti autorità civili, amici, familiari e la professoressa Anna Maria Andriani, autrice di un libro dedicato all'artista. Al termine, presso il Castello Ducale, è stato presentato appunto il volume dedicato alla memoria di Vitale dal titolo «Dal cielo per le vie del mondo, Leonardo Vitale e l'arte madonnara». Occasione speciale domenica 17 marzo alle 19 nel Teatro Comunale di Mesagne, su iniziativa del Circolo La Manovella, ospite l'arpista Claudia Lucia Lamanna, stella del panorama internazionale e vincitrice del primo premio all'International Harp Contest nel 2021 in Israele. Ma nella serata non mancherà anche l'apporto di altri artisti. Nel foyer del Teatro Mesagnese, esclusive immagini di testimonianze etniche, usi e costumi di altri popoli, frutto di un reportage della fotografa Luciana Trappolino. Durante la serata saranno raccolti fondi da destinare ai progetti di scolarizzazione in una comunità in Kenya. Ceglie in dolcezza, una gara di cucina sul biscotto celiese, un'iniziativa promossa dagli scout con la collaborazione dei componenti del presidio Slow Food di Ceglie Messapica. Saranno premiati i 5 migliori tra tutti i partecipanti. Il tutto è in programma questa sera presso il Castello Ducale di Ceglie. Lunedì 18 marzo alle 18 nella chiesa delle monache oblate benedettine a San Vito de Normanni, in occasione del 50° anniversario dell'ordinazione presbiterale di padre Vito Magno, che è un sanvitese, prevista una celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo della diocesi Brindisi-Ostuni, Monsignor Giovanni Intini. Seguirà nell'aula della Biblioteca San Benedetto la presentazione del libro di padre Vito Magno dal titolo «Conversione sinodale, incontri con protagonisti della Chiesa post-conciliare». Intervengono il parroco della parrocchia Immacolata Concezione, Don Mimmo Macilletti, il professor Ernesto Marinò, direttore editoriale del Punto, e anche l'autore. Le conclusioni saranno tratte dall'arcivescovo. Padre Vito Magno, ricordiamo, oltre ad essere anche uno scrittore, è anche un giornalista per aver condotto in Rai il programma Ascolta si fa sera. E sempre lunedì 18 marzo alle 19 nell'oratorio parrocchiale a San Michele Salentino un incontro dal titolo «Virus e batteri, consigli e rimedi per una corretta e serena gestione di piccoli malanni di stagione». All'incontro sono stati invitati tutti i genitori
dei ragazzi che frequentano l'istituto comprensivo Giovanni XXIII. Interviene anche la pediatra Maria Elena Tripaldi. Saluti iniziali del sindaco Allegrini, dell'assessore alla pubblica istruzione Tiziana Barletta e della dirigente scolastica Margherita Vitale. Siamo in chiusura, parliamo di sport. Iniziamo con il calcio, la stagione del campionato di prima categoria di calcio nel girone B, dove milita l'Unione Sportiva San Vito, si avvicina sempre più al termine della prima fase. Oggi è previsto un incontro proibitivo per i biancoverdi, infatti vanno a giocare alle 15 sul campo della prima in classifica, la formazione del Putignano. Anche se per i sanvitesi l'obiettivo è quello di vincere per rimanere attaccati alla zona play-off. E parliamo adesso di pallacanestro. Per il campionato regionale di divisione 3 nel Palamacchitella a San Vito, questa sera alle 18:30 si gioca la gara più attesa di questa giornata, il derbissimo tra Carovigno Basket e la nuova San Vito Basket, ambedue al secondo posto della classifica. Ricordiamo che all'andata i sanvitesi furono sconfitti appunto dai carovignesi, quindi c'è molta attesa tra i tifosi. Sicuramente il Palamacchitella questa sera sarà pienissimo di tifosi, sia che vengono da Carovigno sia da San Vito. Ed è tutto per questa unica edizione di questa domenica del nostro notiziario locale. Ricordo prossimo appuntamento domani mattina alle 7 e poi alle ore 12 e alle ore 20. Prossime edizioni appunto delle 12 alle 20 condotte da Flavio Ceglie. Grazie per l'ascolto da Piero Vasta che ha condotto questa edizione, da Antonio Semeraro che ha curato la parte tecnica. A tutti come sempre la buona domenica. Resta aggiornato sulle news dalla Puglia. Segui a pugliawebtv.it.